Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Undertale. Cominciamo bene con un incontro con un nemico, ma il nemico non c'è perché sono tutti quanti morti. Siamo a Roventerra, oggi ci aspettano ben due scontri mortali, uno contro Muffet e uno contro Metaton. Credo. Comunque, proseguiamo. Dunque, dovrebbe essere tutto quanto aperto qui. Oh, la porta è già aperta? Sì. Della Genocide. Veniamo apparentemente aiutati da qualcuno a risolvere i puzzle. Più che altro credo che Tommy Fox abbia detto: non voglio far perdere tempo al giocatore della Genocide, quindi gli apro tutti quanti i puzzle. Ma non importa. Tu sei qui. Questo vuol dire che Undyne. Lei è tipo Undyne, ti vendicheremo! Ma così? E le guardie reali attaccano. Ho capito. Vabbè, ho preso malissimo il timing, ma ok. Wow. 01, tu. È morto 01, sì. Per sempre. Vabbè, anche prendo danno non è che mi interessa molto, eh. Cioè, tanto. 1031, buono. Li ho colpiti con la padella. Ho trovato una padella in giro e quindi li ho colpiti con la padella. Ah, ma qua c'è lo show di Metaton. Un forno a microonde perfetto per andare a micromare. Toby Fox, sei un genio del male. E qui abbiamo. Ah, è incollato al tavolo. Bene, non c'è niente da fare qui con lo show con Metaton, quindi salviamo. Più che altro salvare a questo punto è una formalità. Non è proprio veramente necessario come nella Pacifist. Mi pare che dobbiamo andare a piano 3 noi, ma sono tutti quanti aperti? Beh, non vedo l'utilità di andare in altri punti, quindi vado a piano terzo. Negli altri piani non c'è niente che mi interessi. Possiamo andare direttamente da Muffet? Andiamo da Muffet, no? Ah, non c'è Muffet. Ok. La cosa migliore è che non dobbiamo fare un odioso puzzle. Mi ricordo che c'era un puzzle odiosissimo da fare. Non è in questo punto, ma in un altro punto che era già aperto lì sotto. Mamma mia. Per fortuna. Covo dei ragni. Beh, siamo già arrivati, insomma. Non perdiamo tempo, no? Avete sentito lei cosa ha detto? No, cosa ha detto lei? Dicono che un umano con una maglia a righe passerà di qui. Eccomi. Ha sentito che detesta i ragni, ma non è vero mai. Che odia tutti quanti. Sì, odio tutti, veramente. Gli umani specialmente. Adora strappar loro le zampe. Non proprio, ma. Boh, tu fai tu. Vedi tu se ti va. Pensa a quello che ti pare. Ho sentito che abbia dei pessimi gusti. Che peccato, arriva un umano e non è nemmeno buono da mangiare. Oh, beh, gli ingredienti andati a male possono sempre essere scartati. Quindi stai parlando di te, Muffet? Muffet mi intrappola? Non credo. Ed infatti non mi ha intrappolato. Oddio, un ragnetto. Cos'è, vuoi combattere anche tu? Sei una reincarnazione di Muffet? No, scappi, c'è paura, eh. Oh. Ok. E sono salito di livello. Con un attimo. Ok. Metaton, sei qui, mio Romeo? E qua c'è l'ascensore. Dovrei andare in realtà a prendere una full heal. O full restore, se preferite. Proprio per fare la città Pokémon. Un ramen che non ho preso nel frigo di Alphys. Rubiamo tutto? Ah, ma non c'è niente. Ho letto anche il biglietto di Katie e Bretty che dicono che se ne vanno, che l'umano è arrivato, quindi non ci troveranno lì nessuno. Non devo azzardarmi a rubare, invece rubo tutto. Ho comprato un po' di robina qui. Robina che mi servirà poi per una lotta molto importante. Bene, dato che qui è tutto quanto chiuso, vado direttamente a combattere contro Metaton. Se c'è poi da fare la lotta contro Metaton, non lo so. Qui è aperto? Oh, qui è già aperto. Bene, allora posso anche stare tranquillo. Eccoci qua.
Ma guarda un po', eccoti qui alla fine. Dopo il nostro primo incontro ho capito qualcosa di orribile. Non sei solo un pericolo per i mostri, ma anche per l'umanità. Oh, cielo. Questo è un problema. Vedi, non posso essere una star senza un pubblico. E poi, ci sono alcune persone che vorrei proteggere. Impaziente come sempre, eh? Ma aspetta a cambiare canale. C'è qualcosa di cui non hai tenuto conto. Come ogni fan saprebbe già, fui creato prima di tutto come un robot stermina umani. Solo dopo essere diventato una star mi fu dato un corpo più fotogenico. Comunque, quelle funzioni originali non sono mai state veramente rimosse. Avvicinati di un altro passo e sarò costretto a mostrarti la mia vera forma. Bene dunque, pronti? Che inizi lo spettacolo! Metaton Neo blocca la strada. Senti com'è bella. Ok, mi piace. Cavolo, bello pure lui. Porca miseria. Stavolta però hanno tutti quanti i cuori. Tranne Muffet. Muffet mi pare che non avesse un cuore, più o meno. Comunque. E vabbè, sì. Immagino che tu non voglia entrare nel mio fan club. Wow. È vaporizzato. Quanta difesa aveva? Zero? Ah, nella wiki dice che ha massimizzato l'attacco e la difesa l'ha lasciata a zero, ok? Va bene. Quindi davvero è vaporizzato quando l'ho attaccato. Allora, ci siamo quasi qui, eh? Mi fermerò ovviamente prima della lotta contro Sans, perché Sans è l'ultimo che manca. Quindi ci farà passare un brutto quarto d'ora. Ora però, qui non ci sono mostri, quindi cosa ci raccontano? Niente. Ah, ma è casa. È certo. Allora, qui bisogna cercare le chiavi, giusto? Oi! Ah! Eccoti, Flowey. Ben trovato, buondì, cara. Buondì, cara, bentornato, caro. Finalmente a casa. Ti ricordi quando giocavamo qui? Mi ricordo sì, Flowey. La nostra anima, in fondo, è quella di Cara. La mia anima è la tua. E non il contrario. La tua non può essere la mia. La tua anima non è mai esistita veramente. Oh, ragazzi! Oggi sarà altrettanto divertente. Se lo dici tu, Flowey. Niente cioccolato, beh certo. Mi ricordo quando mi risvegliai qui, nel giardino. Avevo tanta paura. Non sentivo più gambe e braccia. Il mio intero corpo era diventato un fiore. Mamma, papà, qualcuno mi aiuti, gridai. Ma non venne nessuno. E questo ti ha fatto sentire contento? Ah, i doni, qui. Allora, c'è un pendente a forma di cuore, lo prendi? Lo prendo. Ok, e qui abbiamo il coltello, lo prendo certo. Il vero coltello! Il vero coltello, arma attacco 99. Oh cavoli. Wow. Ok, mettiamocelo subito. Era ora. Lo senti pulsare il pendente. Wow. Oh yeah. Il massimo del massimo del massimo. Ecco ancora Flowey. Alla fine, il re mi trovò che piangevo in giardino. Gli spiegai cosa mi era successo. Quindi mi strinse, cara.
Gli strinse con le lacrime agli occhi dicendo: «Su, su, andrà tutto bene». Era così emotivo. Ma per qualche motivo io non provavo nulla. Nonostante tutto, sei sempre tu? Ah, sono io, Kara. Quindi Kara ha preso possesso di noi? Le annotazioni sono sempre le stesse. Ah. Ho ancora quel maglione. Oh, noi siamo... Come? Cioè, io ho scelto Kara, no? Come nome. Però noi siamo in realtà l'ottavo umano caduto. Quindi scegliendo Kara come nome e uccidendo tutti i mostri, è come se Kara si fosse impadronito di noi? Ok. Va bene, questo... è importante. Aspetta un po', però non l'ho controllato. Ah, il mio letto! Quindi era quell'altro. Il suo letto! Oh... i nostri vestiti, il mio disegno, quindi siamo effettivamente noi. Va bene. Andiamo allora. Noi siamo Kara per davvero. Presto mi resi conto di non provare nulla per nessuno. La mia compassione era sparita. E credimi, non è che non ci provassi. Buttai settimane con quello stupido re sperando invano di provare qualcosa, ma non ce la facevo più. Scappai di casa, alla fine arrivai alle rovine. Dentro ci trovai lei, Kara. Pensai che fra tutti lei poteva farmi sentire di nuovo completo. Falli! Ma se Flowey è Asriel... Era diventato praticamente un mostro alla fine, uno dei mostri. Nonostante fosse già mostro, aveva perso la sua anima, ma l'anima di Kara si fuse con Asriel. Io devo leggermi seriamente bene la wiki perché alcuni passaggi non li ho letti proprio. Nonostante i mostri me l'abbiano bene o male spiegato, ma la wiki spiega ancora meglio del gioco. Capii che quei due erano inutili. Ero abbattuto. Volevo solo amare qualcuno. Volevo solo che mi importasse di qualcuno. Kara, forse non ci crederai, ma decisi che non valeva più la pena vivere. Non in un mondo senza affetto, non in un mondo senza di te. Quindi, decisi di seguire le tue orme. Mi sarei cancellato dall'esistenza. E sai il bello? Ci riuscii! Ma mentre lasciavo le mie spoglie mortali, cominciai a sentirmi ansioso. Se non hai un'anima, che ti succede quando... Qualcosa di primordiale si accese in me. No, pensai, non voglio morire. Poi mi svegliai, come se fosse stato tutto solo un brutto sogno. Ero di nuovo nel giardino, di nuovo al mio punto di salvataggio. Incuriosito, decisi di sperimentare. Ancora e ancora mi spinsi sull'orlo della morte. In qualsiasi momento avrei potuto lasciare che il mondo continuasse senza di me, ma finché ero determinato a vivere, potevo tornare. Stupefacente, non credi, Kara? Anch'io ero stupito. All'inizio usai i miei poteri a fin di bene, feci amicizia con tutti, risolsi alla perfezione ogni loro problema, la loro compagnia mi divertì per un po'. Con il ripetersi del tempo la gente si dimostrava prevedibile. Che direbbe questa persona se le dessi questo? Cosa farebbe quest'altra se le dicessi questo? Una volta che sai la risposta è finito. È tutto lì. Però era prevedibile, quindi lui ogni volta faceva amicizia, moriva e ritornava da capo? Questo mi stai dicendo, Flowey? Asriel, come preferisci essere chiamato. Tutto era iniziato perché ero curioso. Curioso di vedere che sarebbe successo se li avessi uccisi. Non mi piace questa cosa, mi dicevo. Lo faccio solo perché devo sapere cosa succede. E effettivamente è quello che ho fatto io per la Genocide. Che razza di scusa. Tu, meglio di tutti, saprai quanto è liberatorio comportarsi così. Almeno siamo meglio di quei malati che se ne stanno a guardare.
Gli esseri ipotetici che vogliono vederlo, ma non hanno il coraggio di farlo. Scommetto che qualcuno del genere ci sta guardando proprio ora. Non è vero? Wow. Dissing, Flowey? Dissing a noi? Ormai mi annoia pure quello. Tu mi capisci, cara? Ho esaurito tutto ciò che questo mondo aveva da offrire. Ho letto ogni libro, ho bruciato ogni libro, ho vinto ogni partita, ho perso ogni partita, ho fatto felici tutti, ho ucciso tutti. Serie di numeri, linee di dialogo, le ho viste tutte. Ma tu sei differente. Non ho mai potuto prevedere te, cara. Perché noi effettivamente potevamo scegliere se continuare o abortire la genocide. Vediamo. Quando ti vidi nelle rovine, non avevo capito chi eri. Pensavo di poterti spaventare e poi rubarti l'anima. Non ci riuscii. E quando cercai di caricare il mio salvataggio, non funzionò. Cara, la tua determinazione in qualche modo è persino più grande della mia. Ah. Perché noi siamo l'ottavo umano caduto, ma siamo anche Cara al tempo stesso. O meglio, ci stiamo comportando come Cara, anche se non penso che Cara abbia mai ucciso Toriel o Asgore, perché stanno ancora qui. Boh, non lo so, è un po' complicato. Ho solo una domanda per te, Cara. Come hai fatto a tornare alle rovine da qui? No, aspetta, lo so. Lei deve aver preso il tuo corpo quando se ne andò e avrà deciso di darti una vera sepoltura piuttosto che tenerti in cantina per sempre. Ma allora, perché? Che cosa ti ha fatto svegliare? Hai sentito che ti chiamavo? Ti darei una risposta seria, ma non ci riesco. Adesso non importa. Sono stufo di questa storia, cara. Sono stufo di tutte queste persone. Sono stufo di tutti questi posti. Sono stufo di essere un fiore. Cara, c'è solo un'ultima cosa che voglio fare. Finiamo ciò che abbiamo iniziato. Liberiamo tutti. E poi lasciamo che vedano com'è in realtà l'umanità. Che nonostante tutto, in questo mondo uccidi o sei ucciso. E infatti ho scelto di uccidere. E poi? Beh, avevo pensato a qualche modo di usare quel potere. Ma vedendoti qui ho cambiato idea. Cara, credo che se ci sei tu, vivere in superficie non sembra poi così male. Non dobbiamo neanche uscire per prendercele stavolta. Il regno sei sotto chiave. Ho provato in centinaia di modi a far sì che me le mostrasse, ma non vuole proprio. Cara, ma so che lo farà per te. Perché ti dico tutto questo? Cara, te l'ho detto prima. Anche dopo tutto questo tempo, sei ancora l'unica persona che mi capisce. Non proveresti dell'inutile pietà per me. Creature come noi non esiterebbero a uccidersi a vicenda se uno intrecciasse l'altro. Quindi è per questo che cos'è questa sensazione? Perché sto tremando? Ehi, cara, nessun rancore per quello che è successo tempo fa, vero? Ehi, che stai facendo? Allontanati! Che c'è, Flowey? Hai fatto qualcosa che non dovevi per caso tempo fa? Quando sei diventato un fiore? Ho cambiato idea riguardo a tutto questo. Non è più una buona idea. Dovresti tornare indietro, cara. Questo posto va bene così com'è. Smetti di fare quella faccia inquietante. Non fa ridere. Hai un senso dell'umorismo proprio malato. Oi. Siamo quindi giunti a questo punto? L'ultimo corridoio. Amici, nel prossimo appuntamento con Undertale ci sarà lo scontro decisivo. Sansa giudicherà la nostra anima
e vediamo se ci troverà colpevoli o se ci assolverà. La risposta già la sappiamo. Vi ricordo che in descrizione ci sono tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.